Immersi nel verde, a pochi chilometri da Bari, le telecamere di Sim Channel sono ospiti del Giardino dei Tempi. L'orto botanico Giardino dei Tempi nasce da un'idea di Ferdinando Valenzano. Sono il titolare dell'orto botanico qui, il Giardino dei Tempi, appunto. Sono figlio d'arte, nel senso che mio padre era un vivaista, poi io ho iniziato a fare delle collezioni di piante da piccolino. Quando c'è stata la possibilità ho iniziato a mettermele a dimora e poi ho iniziato con tante altre piante a farmene venire un po' da tutto il mondo. Almeno alle scolaresche abbiamo un buon risultato, abbiamo una buona affluenza per quanto riguarda questo settore qua. C'è una tutela del patrimonio naturale? Anche, abbiamo piante autoctone dove abbiamo degli esemplari. Questo è un orto botanico dove io sono stato costretto a mettere delle piante già molto adulte per poter avere un effetto immediato. Qui è stato praticamente studiato anche il loro habitat più o meno naturale. È un punto di riferimento per il sud Italia questo? Beh, certamente. Di solito queste cose si fanno con sovvenzionamenti. Questo non ha avuto nessun sovvenzionamento, è una cosa che è partita completamente da me. Quali sono state le difficoltà nel far nascere questa struttura? Parlo a livello proprio architettonico. Architettonico non ho avuto grossi problemi perché sono andato abbastanza a mano libera per quanto riguarda un mio senso di fare proprio i giardini. Siamo a pochi chilometri dal centro cittadino, dalla città di Bari, però sembra di vivere in un'isola verde e felice. Beh, diciamo che siamo proprio dentro Bari, perché questa è ancora la vecchia via Mendola, via Bari, la strada che porta a Taranto. Quello che proprio ho voluto di entrare e conoscere e vedere tutta questa cosa è quello che era il mio intento. La superficie totale della struttura? Adesso siamo a 30.000 metri con la speranza di poterci allargare. Siamo all'interno della serra del Giardino dei Tempi, oltre 2.000 metri quadri di superficie con 1.500 piante all'interno della serra. Sì. Qui siamo suddivisi con una zona piante grasse, dall'altra ci sono le piante tropicali e subtropicali. Come piante grasse abbiamo circa un 300 tipi di piante in varietà e ce ne sono in arrivo delle altre. Invece per quanto riguarda le piante subtropicali abbiamo appunto più della metà della serra dedicate a loro. Qui dietro a me abbiamo un'opera d'arte di un amico, tra l'altro una persona molto brava per quanto mi riguarda naturalmente, che è Enzo Dell'Erba. È il locale, è uno dei pochi artisti che io conosco che sono veramente molto molto in gamba. Qui alla mia sinistra possiamo vedere un Pandanus utilis, una pianta molto ma molto spettacolare. Ha una conformazione di foglie intrecciata, sono delle piante che troviamo facilmente nei paesi molto molto caldi e appunto li troviamo sul mare proprio, sono delle piante molto molto resistenti. Questa è una nolina, una bocarnea o una mangiafumo per chi la conosce meglio ancora, però come potete vedere è variegata. A differenza della madre, questa sopra, che non è variegata, è della pianta appunto mangiafumo. La provenienza di questa pianta è delle Ande. Questa è la Plumeria rubra, è una pianta che in Indonesia è considerata una pianta sacra e qui invece in Europa viene chiamata anche il frangipane. Da qui estraggono un profumo molto ma molto delicato. Sono delle piante estremamente delicate per poterle conservare e per questo noi abbiamo qui dentro una temperatura minima costante in inverno di 16 gradi con dei termoventilatori che ci permettono appunto di tenere questa temperatura.
poi abbiamo anche delle piante di ananas, delle piante, insomma, un po' quelle che sono anche le piante che possono interessare ai ragazzini, che possono essere appunto le ananas e le noccelline americane. Questa è la pianta della canfora, da qui si estrae appunto l'olio di canfora. Invece da là abbiamo la pianta del caffè, che quando è in fiore è molto ma molto profumata, e i chicchi del caffè sono di un colore molto molto allegro. Venire a vedere questa pianta nel periodo di Natale è una cosa veramente spettacolare. Questa è un'euforbia pulcherrima, la famosa pianta stella di Natale, insomma. È una pianta veramente spettacolare. Sino ad ora abbiamo confortato lo spirito in questo ambiente splendido, ora confortiamo il corpo, siamo all'interno del Maze. Qui abbiamo una zona relax con tutto fatto con situazioni di tronchi, di piante naturalmente tutte tropicali, con queste dormosa anche tropicali, dove è possibile qui venire ad ascoltare della musica e rilassarsi. Ecco anche il nome Maze, che è un po' il labirinto, labirinto confusione mentale. In più abbiamo la possibilità qui di mangiucchiare qualcosa, come della carne o degli antipasti, naturalmente tutti di terra. Asim Channel vi ha guidato in questo angolo di paradiso, il giardino dei tempi, un fiore all'occhiello nel panorama botanico italiano.